1 e adesso non c'è con noi la professoressa Morrese perché influenzata mali di stagione, ma per concludere questa nostra sessione sul dono e profitto, e quindi sia al dono e no al profitto, abbiamo chiesto alla professoressa Maria Teresa Russo, dove è seduta la professoressa Maria Teresa Russo, che è docente a Roma 3, è grande esperta, grande, molti studi e molti lavori a sua prima firma sull'antropologia del corpo, di intercettare questa apparente antinomia che dice sì al dono, no al profitto, e che in ogni caso però vuole essere un incoraggiamento. Grazie, grazie della presentazione, grazie di darmi questa opportunità. E naturalmente sono poche considerazioni di carattere più che altro filosofico, bioetico, proprio su questo rapporto della metafora del dono e dello statuto del corpo, il che poi non giustificherebbe le poche considerazioni, ma cercherò semplicemente di porre alcune domande, alcuni problemi, no? La metafora del dono è la più adeguata per giustificare l'inalienabilità e l'inoggettivabilità del corpo personale, del corpo umano, è la più adeguata. Tuttavia, la metafora del dono richiede di distinguo. E in effetti richiama senz'altro, come è stato detto, al tema della solidarietà, ma richiama anche a tutti i problemi che derivano evidentemente da che cosa? Dal fatto che pensando soprattutto alla donazione da vivente, ma anche alla donazione da cadavere, non si dispone del corpo come qualcosa che sia una proprietà. Cioè il corpo come bene disponibile, il corpo di cui faccio quello che voglio, vi ricorderete anche lo slogan inalberato in alcune manifestazioni, il corpo è mio, anzi era una parte del corpo e lo gestisco io, in effetti chiama in causa evidentemente un rapporto di tipo oggettivante col proprio corpo, no? Allora, semplicemente per sollevare alcune questioni su cui riflettere, a volte possiamo chiederci donare cosa, donare perché, è quello che è stato evidentemente detto prima, donare quando e donare a chi, no? Perché evidentemente donare cosa presuppone che ci sia evidentemente una grossa differenza, è stato richiamato prima, perché c'è differenza tra donare il sangue, donare gli ovociti, donare gli embrioni orfani, donare l'utero, per esempio, la locazione di utero può essere, diciamo, evidentemente rubricata sotto la voce dono, sotto la voce solidarietà, e perché risponderebbe a quello che è stato richiamato prima dal professor Nanni Costa, donazione anonima, libera e gratuita. L'anonimato senz'altro non sarebbe assolutamente possibile, ma c'è da chiedersi poi se in alcuni paesi si parla di libertà e di gratuità, no? Quindi donare cosa è già un primo punto problematico, donare perché è qui il tema della gratuità, e donare poi quando, evidentemente la donazione da vivente e da cadavere presentano problematiche diverse, donare a chi. E qui sto pensando a quel dibattito sollevato dalla donazione samaritana, era il 2010, era vicepresidente il professor Davak, che richiese proprio, no, richiese un parere del Comitato Nazionale per la Bioetica. La donazione samaritana fu richiesto al Comitato Nazionale per la Bioetica di emettere un parere, proprio perché tre persone in tre posti diversi si erano presentate in tre ospedali chiedendo di donare un rene a chi ne avesse bisogno. Evidentemente la problematica era assolutamente nuova, perché effettivamente la deroga all'articolo del Codice Civile è prevista per persone legate da vincoli evidentemente affettivi o familiari, no? E il tema della donazione samaritana aveva, evidentemente il parere fu positivo, ma ci furono alcune postille che richiamavano proprio ad avere attenzione. Attenzione perché da un lato evidentemente c'è tutto il tema della gratuità, ma soprattutto c'era anche tutto il tema, la questione biogiuridica, per cui effettivamente
Il rischio era proprio questo. Io posso disporre del mio corpo, perché evidentemente l'eccezione della donazione di un rene è contemplata nel caso, perché sono più forti i vincoli familiari, quindi non doveva evidentemente passare sotto questo tema della donazione samaritana e surrettiziamente il tema evidentemente della disponibilità del mio corpo. È mio e ne posso fare dono. Vedete che allora la metafora del dono è un po' ambigua, no? E qui allora bisogna richiamarsi proprio effettivamente a questo tema dell'indisponibilità di kantiana memoria, per cui non si può fare oggetto di se stessi e quindi fare oggetto del proprio corpo. E io penso che evidentemente quindi su questo tema della possibilità di donare, ma della ambiguità del dono, che quindi richiede queste cautele, richiede comunque quindi da un lato una cultura del dono che è una cultura della solidarietà, però dall'altro lato il dovere della solidarietà non sarebbe un controsenso, effettivamente? C'è una finzione letteraria del premio Nobel per la letteratura Katsuo Ishiguro, questo autore anglo-giapponese, è un romanzo molto delicato da cui è stato tratto un film dallo stesso titolo, Never Let Me Go, Non Lasciarmi, e in Non Lasciarmi Ishiguro immagina un college prestigiosissimo in un luogo improbabile dell'Inghilterra, dove alcuni ragazzi sono educati con grande raffinatezza, ma isolati totalmente dagli altri, non devono mai avere contatti con gli altri. Non sanno perché, non sanno perché sono oggetto di tante cure. Solo a metà del romanzo una istitutrice, avendo pietà di loro, gli rivela qual è il loro destino. Uno diceva, lo dobbiamo leggere, no? Sono cloni destinati all'espianto, quindi curati, cresciuti, ed è molto interessante il romanzo, un po' particolare, perché forse non possiamo neanche descriverlo come un romanzo di fantascienza. Non possiamo, licenziarlo così, perché in realtà Ishiguro ha voluto, secondo me, mettere un po' in luce, evidentemente, la contraddizione della necessità di disporre per la vita di altri di donazioni, ma della costrizione di alcuni soggetti che addirittura sono nati, allevati per dar vita agli altri, tanto che l'epilogo è molto delicato, perché alcuni tentano di sottrarsi a questo destino, e come tentano di sottrarsi a questo destino? Mostrando di essere esseri umani, di essere persone, e lo mostrano attraverso due espressioni, l'amore, si innamorano, e i loro disegni, le opere d'arte, no? Allora concludo. L'altro tema interessante, il professor Petrini lo richiamava alla luce, è proprio il tema della utilità e anche del valore solidale, richiamava anche l'onorevole Binetti, del fare del proprio corpo qualcosa che possa essere utile ad altri, ma allo stesso tempo la cautela. Penso a tutta la questione degli abitanti dell'Ogliastra in Sardegna, no? Dove l'Ogliastra è una zona della Sardegna nota per l'abbondanza di centenari, e effettivamente ne è sorto tutto un contenzioso, perché evidentemente il DNA di alcuni di questi centenari è stato acquistato per scopi commerciali da alcune ditte inglesi, mi sembra, o statunitensi, no? E che significa? Significa che effettivamente c'è la possibilità, in un certo senso, di una catena vitale tra soggetti. L'importante, evidentemente, come si diceva prima, il consenso, no? Donare quando, donare a chi, no? C'è un saggio molto, molto suggestivo, La vita immortale di Henrietta Lacks, che era una donna nera della Virginia,
che morì di tumore nel 51 e che dalle cui cellule tumorali, estratte però a insaputa di familiari alla sua morte, ne è nato proprio una linea cellulare, cellule che si sviluppavano e si moltiplicavano fuori laboratorio, sicché questa donna in un certo senso è diventata immortale, ma tutto effettivamente a sua insaputa, no? Tutto anche lì c'è stata tutta una questione effettivamente di che cosa significa poi il diritto di qualcuno che non è in grado di reclamarlo. Direi, forse questo tema, dicevo prima, della metafora del dono, ma dei distinguo che richiede, potrebbe chiamare in causa proprio la dicotomia tra i diritti del corpo e i diritti sul corpo. La cultura della donazione non si può accompagnare a dei diritti sul corpo, e evidentemente che a volte, che penso si accompagnano anche ad altre espressioni attuali, no? Come potrebbe essere evidentemente anche alcune, in un certo qual modo, anche la richiesta eutanasica, no? E oggi ci dibattiamo tra i diritti sul corpo, è mio e ne faccio quello che voglio, e i diritti del corpo, che sono appunto il diritto alla salute perfetta, il diritto alla giovinezza, al giovanilismo totale, no? Credo che tra i diritti del corpo e i diritti sul corpo si colloca invece questa linea intermedia, che è appunto la consapevolezza del carattere personale del corpo, ma anche del suo carattere relazionale, che quindi effettivamente chiama in causa anche la responsabilità che noi abbiamo verso altri, verso terzi, ma anche verso, penso, la società intera. Grazie. Grazie alla professoressa Russo.